Se ami una persona, lasciala andare, libera, perché se ritorna è sempre stata tua e se non ritorna non lo è mai stata. Oggi con questa frase storica trattiamo la libertà, però sotto un altro aspetto. Si può difendere la libertà limitando la libertà? Cosa? Dato che avete già letto nel titolo l'opera che tratteremo, iniziamo con una breve introduzione, seguita dalla lettura del dipinto. E per finire tratteremo i valori espressivi. La tela, eseguita quasi di getto, raffigura un fatto storico. Nel 1830 scoppiò a Parigi la Rivoluzione di Luglio, un movimento popolare per abbattere il regno dei Borboni e instaurare una monarchia costituzionale. Eugène Delacroix, artista e pittore francese, per manifestare la sua partecipazione agli ideali del popolo, dipinse se stesso tra i rivoltosi, anche se non prese parte direttamente alla rivoluzione. Infatti lo riconosciamo a sinistra, è l'uomo con il fucile e il cappello. Interessante è la Marianna, che personifica la Repubblica Francese, scalza e a seno scoperto, la quale rappresenta l'allegoria della libertà e secondo diversi studi ricorda la Venere del Nilo e la Nike di Samotracia. Ho già realizzato un video su questa meravigliosa scultura, vi riporterò il link. Ora concentriamoci sulla composizione. Delacroix, per realizzare quest'opera, si ispira a La zattera della Medusa di Théodore Géricault, nella quale il soggetto è tratto dalla cronaca, il naufragio del 1816 al largo della costa africana della nave francese Medusa. Solo alcuni personaggi riescono a salvarsi, dopo aver trascorso circa 12 giorni su una rudimentale zattera in attesa dei soccorsi. L'artista cosa fa? Rappresenta da sinistra a destra lo strazio dei corpi ormai privi di vita, la rappresentazione del vecchio che trattiene con una mano il cadavere di un giovane e la speranza dei naufraghi che avvistano all'orizzonte la nave della salvezza. Osserviamo come artisti. Tenendo presente questa meravigliosa opera, confrontiamola con La libertà che guida il popolo, soffermandoci sulla composizione. C'è da dire che le due tele messe a confronto hanno uno studio composito simile. Delacroix infatti riprende il grande triangolo strutturale di Géricault, ma lo sposta più al centro e invece del cencio agitato da un naufrago pone al vertice la bandiera di Francia impugnata dalla popolana che impersona la libertà. Alla base di entrambe le composizioni compaiono le vittime dei tragici avvenimenti. Vediamo i naufraghi morti per gli stenti in Géricault, i rivoluzionari caduti per la patria in Delacroix. Ciò che domina in entrambe le opere sono le figure che si sollevano, le braccia e le mani che si alzano, i gesti e le linee oblique che sottolineano il movimento e il dinamismo delle scene. Vi è però una differenza sostanziale. Nella zattera di Medusa, la massa dei corpi è tutta spostata all'indietro. Nella libertà che guida il popolo, i personaggi avanzano, si proiettano verso lo spettatore. Anche il colore cambia. Se i toni nella zattera di Medusa sono quasi monocromi, nel quadro di Delacroix i colori lividi del fondo si accendono all'improvviso con determinati colori, rossi, bianchi, azzurri e gialli, che non appartengono soltanto alla veste della libertà e alla bandiera che sventola, ma si ritrovano a sinistra nella camicia dell'uomo riverso in primo piano e nella bandoliera dell'insorto. Anche nella figura inginocchiata protesa verso il simbolo della lotta, nei bagliori rossastri che si intravedono tra il fumo degli spari. Ringrazio per l'attenzione, vorrei concludere dicendo un'ultima cosa sulla composizione del dipinto ad olio di oggi. È un triangolo, una piramide.
La luce che investe l'uomo in basso a sinistra e la figura della libertà a seno nudo ricordano diversi aspetti della pittura precedente, dal Rinascimento al Neoclassicismo. Ma se il linguaggio visivo ci riporta al passato, il contenuto è decisamente nuovo. Curiosità. È un'opera affascinante perché il soggetto del dipinto è la storia, con la S maiuscola, vista non come esaltazione di vittorie o di antiche virtù, ma come passione politica che unisce operai e intellettuali. Il nuovo protagonista è appunto il popolo che combatte e muore, un'opera attuale, un popolo che lotta per liberarsi dall'invasore straniero e per rivendicare una costituzione liberale che abbatta gli ingiusti privilegi e rispetti i diritti di ogni classe sociale. Non a caso ho inserito qualche volta in questo video come sottofondo musicale La Libertà di Giorgio Gaber, sicuramente l'avete riconosciuta. Vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdervi i miei video. Ciao, alla prossima e viva la vita!